Una volta nella vita, Once di Compagnia dell'Arancia è molto più di una storia d'amore tra un ragazzo ed una ragazza. È il racconto di vite vissute in un vortice continuo tra sogni, speranze e vita reale. È un'emozionante storia di coraggio e perseveranza attraverso il linguaggio universale della musica. Tratto dall'omonimo film irlandese del 2006, scritto e diretto da John Carney, vincitore del premio Oscar per la miglior canzone, Once diventa uno spettacolo musicale nel 2011, ottenendo fin da subito un grande successo e vincendo 8 Tony Award, 2 Olivier Award e un Grammy Award. Già in scena al Teatro San Babila di Milano fino al prossimo 4 dicembre, un eccezionale gruppo di 11 artisti che suonano una moltitudine di strumenti, oltre a cantare, recitare e danzare. L'elemento che rende unico Once costituisce anche la sua sfida più grande, far suonare l'intera partitura dei brani dagli stessi artisti. Nel ruolo di ragazzo c'è Luca Gaudiano, Jessica Lorusso interpreta invece ragazza. Una storia universale, per questo i protagonisti non hanno un nome, affinché il pubblico possa subito immedesimarsi nei loro vissuti. Per il regista Mauro Simone, Una volta nella vita è un racconto indimenticabile sull'inseguire i propri sogni, sul rifiuto di vivere nella paura e sul potere che la musica ha di connetterci tutti. Nel maggio 2022 lo spettacolo è andato in scena in anteprima nazionale al Teatro Nicola Vaccai di Tolentino. Ora, dopo la tappa a Milano, sarà riproposto a Trieste, Pesaro, Udine e Seregno. Canzoni devono essere cantate per te, per me e per chiunque ha perso un amore. Ci vediamo domani. Dove? Ti troverò io. Sto venendo da te. 2, 3, 4. Vai.